Mi fa davvero piacere, è un onore mio essere qui a inaugurarla e a fare in bocca al lupo a Luisa De Marco per questo importante evento. Le fiere non passano un momento di straordinaria, diciamo così, situazione brillante economicamente, non riguarda Trieste, riguarda tutte le fiere italiane. Siamo in una situazione di crisi economica e quindi non c'è dubbio che c'è un momento di difficoltà, ma questo è il momento di investire. Questo è il momento di mostrare, soprattutto lì dove c'è un settore che ha numeri positivi, che ha risultati importanti dal punto di vista economico e sociale. Questo va ricordato non per essere a forza ottimisti, ma perché la realtà, si è appena chiuso un 2013 con dati straordinari per il settore agroalimentare, l'unico settore dell'economia nazionale che in cui ha visto crescere il fatturato, ha visto crescere l'export. L'export, amici, ha superato i 33 miliardi. Se pensate a 10 anni fa, questo è un risultato irraggiungibile. 33 miliardi di euro vuol dire che l'agroalimentare è il secondo comparto dell'economia nazionale dopo la meccanica e dopo l'auto, perché abbiamo superato anche il tessile. Certamente, se guardiamo i singoli comparti, vediamo anche dei protagonismi locali straordinari. Penso al vino. Il vino ha superato i 5 miliardi di export e certamente in questi 5 miliardi ci sono tante bottiglie di vino friulano. Quindi io credo sia anche l'opportunità, le fiere, di creare vetrine, non solo per far conoscere, diciamo, le tecnologie che ci sono dietro questo settore, ma anche per fare le analisi di quelle che sono le opportunità, perché molte opportunità oggi in questo settore sono legate ai mercati esteri. Abbiamo un mercato interno con una domanda fiacca, lo sanno benissimo le nostre imprese. La capacità di essere più forti e competitivi è legata alla capacità di agganciare questa domanda estera di prodotto alimentare, made in Italy, di qualità fortemente richiesto e che spesso non riusciamo ad agganciare, non perché non è richiesto il made in Italy, ma perché non siamo capaci sul piano organizzativo e commerciale ad agganciare. Per cui la fiera è anche un momento di importante confronto per guardare come anche gli altri paesi si stanno attrezzando e stanno guardando a queste nuove opportunità di mercato. Ma come diceva il mio collega, amico, nonché capo, perché voi non lo sapete, ma Francesco Maragon è il mio presidente, il presidente della Società Italiana degli Economisti Agrari, io cercherò di raccontare un po' la situazione in cui ci troviamo, anche perché insieme a Sergio alla Regione Friuli abbiamo parlato molto in questi giorni, perché proprio in questi giorni si è conclusa la prima fase, che è la fase di riparto tra le regioni delle risorse dello sviluppo rurale. Sviluppo rurale, come sapete, è il secondo capitolo della PAC. La PAC comprende un primo pilastro di circa 4 miliardi di euro complessivamente per l'Italia all'anno, più circa 2 miliardi che riguardano sviluppo rurale. Ora stiamo parlando quindi di tante risorse, risorse che anche se, ahimè, sono un po' diminuite, perché i capi di Stato e di Governo, lo sapete, nel vertice di febbraio scorso tagliarono per la prima volta nella storia il bilancio dell'Unione Europea e quindi è ovvio che la PAC, rappresentando quasi il 40% del bilancio dell'Unione Europea, ha subito qualche taglio, ma in proporzione. Noi come Paese abbiamo avuto un taglio inferiore agli altri perché per un effetto della compensazione sul dare e avere in Italia abbiamo avuto un piccolo segno più nello sviluppo rurale che ha permesso a tante regioni, compreso il Friuli, a portare a casa un risultato importante se confrontiamo le risorse a disposizione oggi rispetto alle risorse della programmazione che si è appena conclusa, correggimi Sergio, siamo intorno a 29 milioni di euro in più. E anche tante altre regioni hanno potuto mettere il segno più grazie proprio a questo pacchetto di risorse finanziarie aggiuntive. Mentre nel primo pilastro, che sono gli aiuti diretti, che sono la parte più importante della PAC, avremo qualche taglio e quindi evidentemente sarà un negoziato anche quello difficile, complicato, però porterà alla fine tante novità. Quali sono questi quattro regolamenti? Sarò molto breve, Francesco, anche perché la platea qualificata, ricca di operatori di tanto mondo di Confcooperative, io non posso non ringraziare Franco e con Franco Bosio tutta Confcooperative, cui sono legato affettivamente da anni, avendo lavorato con loro tantissimo, ma questo mi consente di andare veloce e magari di cogliere invece interessanti domande nella seconda fase della tavola rotonda se qualcuno vorrà entrare un po' più nel merito, nello specifico, perché ci sono tante novità che riguardano questa regione, penso solo al prosciutto San Daniele, alla programmazione produttiva, piuttosto che alle novità nel settore vitivinicolo, con i diritti di impianto, eccetera.
Dunque, dicevo, una PAC completamente nuova, perché abbiamo appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea i quattro regolamenti di base. Sono quattro regolamenti che modificano il sistema europeo: aiuti diretti, sviluppo rurale, OCM unica, sottolineo OCM unica, si conosce ancora pochissimo questo nuovo regolamento sull'organizzazione comune di mercato, che ha invece le maggiori novità dal punto di vista dell'impianto, e infine l'ultimo regolamento sulle informazioni, controllo e monitoraggio della PAC. Quattro regolamenti che adesso appunto li stiamo applicando. Gli Stati membri hanno tempo fino a luglio, massimo 31 luglio 2014, per decidere quelle scelte che sono state lasciate agli Stati membri proprio per andare verso una maggiore flessibilità, caratteristica di questa nuova PAC, è proprio una maggiore flessibilità per fare in modo che gli Stati possano utilizzare queste importanti dotazioni finanziarie anche regolandole con un'agricoltura che, come sapete, 28 Stati membri non è uguale dappertutto, quindi abbiamo bisogno di avere una certa flessibilità aggiuntiva, e questo consentirà non solo di decidere come ripartire le risorse, forse questo è il nodo più delicato. Noi diciamo in uno slogan questa nuova PAC, una PAC più equa, proprio perché introduciamo con questa PAC dei meccanismi di redistribuzione delle risorse che gradualmente, perché non vogliamo neanche fare la rivoluzione in un anno o due, perché sennò avrebbe un impatto sui redditi degli agricoltori, ma gradualmente andremo ad abbandonare il sistema degli aiuti storici per arrivare ad una redistribuzione degli aiuti legato a quello che oggi è la PAC, ma non da oggi, perché la scelta del disaccoppiamento è del 2003, quindi oramai sono un po' di anni. Andremo a redistribuirli in funzione di come si produce, non in funzione di cosa si produce. Questo è l'elemento, diciamo, distintivo principale che ha, diciamo, marcato un po' un cambiamento epocale nelle politiche agricole. Non si aiutano più gli agricoltori in base a cosa fanno, ma in base a come lo fanno. Da qui tutto il tema centrale rispetto al convegno di oggi: biodiversità, attenzione alle pratiche ambientali, sostegno a pratiche ecocompatibili. Abbiamo addirittura messo il titolo di questa nuova PAC e il greening, no? Greening che preoccupava tanto gli agricoltori nella fase iniziale, perché indubbiamente, devo dirlo, insomma, se avessimo applicato pari pari quello che ci ha dato la Commissione da Ciancholos, Francesco lo penserà come me, avremmo avuto non pochi problemi per l'agricoltura mediterranea e in particolare per l'agricoltura italiana. Ci ha raggiunto il presidente di Fedagri, Giorgio Mercuri, e credo che bisogna che si metta subito al tavolo qui con noi. Giorgio Mercuri, presidente di Fedagri Confcooperative. Dicevo, una redistribuzione degli aiuti che quindi deve tener conto di questo greening, di questo rinverdimento, che però, grazie alle correzioni che abbiamo potuto apportare come Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, che da questa legislatura, questa è una novità istituzionale, non so se tutti l'avete registrata, ma dal punto di vista delle regole europee questo cambia moltissimo il modo con cui l'Europa deciderà nel campo dell'agricoltura e della pesca, e cioè il Parlamento Europeo ha gli stessi poteri che ha il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura Europea, il potere appunto di co-decidere, la potere di co-decisione. Questo ci ha permesso non di esprimere pareri come ha sempre fatto il Parlamento Europeo. Io, sapete, ho avuto delle esperienze da Ministro dell'Agricoltura, dovevamo aspettare il parere del Parlamento semplicemente per prenderlo e metterlo poi nel cassetto, perché dato che poi nessuno doveva obbligatoriamente attenersi a quel parere, era solo un obbligo riceverlo. Oggi quel parere è obbligatorio e ha lo stesso peso, la stessa forza che ha la decisione del Consiglio, e questo ci ha permesso di cambiare molto, ma soprattutto, e questo è il messaggio che voglio lasciare come prima battuta oggi, ma soprattutto ci ha permesso di spostare il baricentro dell'attenzione europea verso il sud dell'Europa. Tradizionalmente noi che ci occupiamo di economia agraria abbiamo sempre detto: bene, la PAC in 50 anni ha sempre prevalso l'approccio nord europeo, i pascoli estensivi rispetto all'agricoltura intensiva vitivinicola, ortofrutticola o di prodotti di alta qualità tipica del sud dell'Europa, no? In fondo, se vedete i prodotti di qualità DOP, IGP, STG, dove stanno? Stanno in Italia, stanno in Spagna, stanno in Francia, stanno in Grecia e Portogallo. Se voi parlate di DOP, IGP agli inglesi, non a caso gli inglesi vogliono fare i semafori, poi se volete su questo ci torniamo, questa idea tutta strampalata nord europea inglese di etichettare i prodotti con un semaforo rosso, verde, giallo in funzione dei grassi, zuccheri e sali, questo per dire quanto è
culturalmente distante da noi, ebbene loro hanno sempre tradizionalmente vinto le scommesse negli anni passati. Oggi, con un Parlamento che ha questi poteri, noi abbiamo abbassato un po' il baricentro e non vi sarà sfuggito che i principali protagonisti di questa riforma che stiamo discutendo sono stati proprio l'Italia, che ha espresso il Presidente della Commissione, la Francia, che ha espresso il principale relatore Michel Dantin, il Portogallo, che ha espresso il secondo relatore Luis Capola Santos. Quindi non è un caso che sono tutti mediterranei. E questo voi capite che poi alla fine conta. Basta vedere la nazionalità di quegli 85 deputati che compongono la mia commissione per rendersi conto di come geograficamente il potere è cambiato. E questo ci ha permesso nel greening, per esempio, di risolvere un bel po' di problemi, perché applicare la diversificazione produttiva, che è una cosa sacrosanta, perché nessuno vuole la monocultura permanente di mais, no? Che può creare, diciamo, effetti sulla... Però nello stesso tempo diversificare obbligo di 3 culture, una cosa è farla sulle aziende di 3 ettari, come aveva proposto il commissario, obbligatoriamente ogni azienda agricola sopra 3 ettari avrebbe dovuto fare 3 culture. Ecco, questo era un po' eccessivo, come eccessivo sarebbe stato applicare la superficie ecologica, altra conquista sicuramente in materia di biodiversità, cioè lasciare una piccola parte delle aziende agricole per superficie ecologica. Una cosa è farla su aziende che hanno grandi superfici, una cosa è farla su un'azienda di 3 ettari, no? Ecco, tutto questo noi l'abbiamo semplificato modificando i parametri. Adesso si applica la diversificazione di 3 culture sopra 30 ettari, quindi le aziende che hanno superficie arabili, abbiamo escluso tutte le culture arboree, altra, chiamiamola pure col suo nome, assurdità che avevano pensato i tecnici di Ciolo nella proposta, perché come fare una diversificazione per un'azienda vitivinicola o frutticola, sono piante arboree, che non è che devo rischiare di abbattere le piante per fare la diversificazione, no? Ecco, quindi noi abbiamo eliminato questi problemi. Oggi, grazie a queste correzioni, il greening devo dire che in Italia non fa più paura, anzi, credo che abbia raccolto lo spirito di una PAC più verde, importante, ma senza rischiare di avere un impatto di natura burocratica sia per gli agricoltori sia naturalmente per gli stati membri, le regioni che poi dovevano controllare. Quindi una PAC più verde, una PAC più equa, perché vengono redistribuiti gli aiuti. Una regione come il Friuli è molto importante, perché l'obbligo da parte dell'Europa, obbligo, qui non c'è scelta nazionale, da parte dell'Europa che tutti gli agricoltori entro il primo periodo di programmazione, cioè entro il 2020, debbano percepire almeno il 60% della media nazionale, vuol dire che tutti avranno un premio dalla PAC, non ci sarà soltanto alcuni settori protetti e altri no, proprio in virtù di quel principio che richiamavo prima. Significa grosso modo 180-200 euro a ettaro in Italia. Questo riguarderà i viticoltori, riguarderà i frutticoltori, gli orticoltori, riguarderà tutti i settori produttivi, anche nelle regioni che non sono state beneficiate fino ad oggi di premi PAC. Questo lo dovremo fare, lo dovranno fare gli assessori insieme con il Ministero, però senza impattare troppo sui redditi. Cioè il secondo paletto che abbiamo introdotto è questo massimo 30% di taglio che gli agricoltori dovranno subire. Quindi se io sono un agricoltore in cui il reddito vive di aiuti PAC per una grossa percentuale, so che anche se dovrò subire un taglio, questo taglio non può essere al 2020 superiore al 30%. E quindi dentro questi due paletti le regioni dovranno redistribuire gli aiuti, venendo incontro ad una redistribuzione più equa e più attenta delle risorse. Quindi una PAC più verde, una PAC più equa, una PAC più giusta, grande conquista, l'agricoltore attivo, cioè le risorse della PAC devono andare ai soli agricoltori professionali. Non c'è più nessun rischio che i soldi dell'Europa vadano a soggetti diversi. La famosa storia della regina Elisabetta, piuttosto che le grandi società immobiliari, piuttosto che campi da golf, società aeroportuali, che erano beneficiari di aiuto PAC, tutto ciò finisce e oggi avremo solo esclusivamente gli agricoltori professionali destinatari di questo aiuto importante che ci dà la PAC. Quindi una PAC più giusta, nel senso che premiamo gli agricoltori veri. E poi una PAC più giovane, credo che questo sia un obiettivo davvero condiviso da tutti, perché per la prima volta si introducono aiuti specifici per tutti gli agricoltori europei che hanno meno di 40 anni, per tutti gli agricoltori che hanno meno di 40 anni, aiuti obbligatori anche in questo caso, non volontari, e che sono una fetta non poco, perché uno può dire ma il 2%
del bilancio destinato ai giovani è poco. In realtà quel 2% per l'Italia vale circa 80 milioni all'anno, 80 milioni di euro all'anno per i giovani, dato che ne abbiamo molto pochi, sebbene devo dire c'è un'inversione di tendenza, questo è un fatto molto interessante, si sta assistendo a un ritorno di giovani in agricoltura, però per il 6% di agricoltori italiani giovani quegli 80 milioni vogliono dire circa un 25-30% in più, vero Giorgio? Questo è importante perché significa dare una mano a chi decide di impegnarsi in agricoltura, e dato che i giovani spesso è sinonimo di maggiore efficienza, maggiore competitività e maggiore reddito, è importante che la PAC dia un aiuto anche nel primo pilastro, non solo nel secondo, che eravamo abituati, premi di premio insediamento. Quindi una PAC più verde, una PAC più giusta, una PAC più giovane, una PAC più flessibile. Insomma, non voglio dire che questa PAC è proprio quella che noi sognavamo, e adesso voi lo sapete, noi abbiamo dovuto impegnare 2 anni di lavoro in Parlamento, 2 anni di lavoro, 50 triloghi, sono quegli incontri a 3, Parlamento, Commissione, Consiglio, che durano 4, 5, 6, alcuni hanno durato tutta la notte, a Lussemburgo la notte alle 4 di notte eravamo ancora lì, e per ore e ore e ore a discutere articolo e comma, per che cosa? Per cercare di trovare poi una quadra su tutti questi 4 testi legislativi, ma che significavano soprattutto correggere quelle impostazioni iniziali che ahimè non ci hanno certo messo nelle condizioni positive. Questo giusto per concludere questa prima fase, come mai l'Europa ha fatto quella proposta che era così penalizzante per noi? Ecco, quando abbiamo cambiato un ministro ogni 5 mesi, ecco, ricordatevi che poi queste cose le paghiamo, e le abbiamo pagate perché in quegli anni in cui l'Italia non c'era, Giolos faceva la sua proposta. Ricordo anche un interessante convegno, forse qualcuno di voi ha partecipato, che si è tenuto a Roma col commissario. A un certo punto c'era allora il ministro Catania, e sia io che Catania, devo dire, stavamo a Roma, insomma, in una sede di una... L'abbiamo messo spalle al muro. A un certo punto il commissario, per difendersi, ha detto: "Oh, vabbè, dice, ma voi dove eravate quando l'abbiamo fatto quella proposta?" E lì, silenzio. No, cioè, l'Italia, quando noi tutti, quando noi critichiamo l'Europa, sacrosante critiche, però attenzione, perché spesso quelle critiche le dovremmo rivolgere a noi stessi. Cioè, la domanda da farci, quando l'Europa prende una decisione che non va bene, non è dove ha sbagliato l'Europa, ma dove eravamo noi quando è stata presa quella decisione. Perché noi ci siamo sempre, non è che l'Italia non c'è, l'Italia c'è sempre, c'è in Commissione, c'è in Consiglio, c'è nel Parlamento Europeo, c'è in tutte le direzioni generali, c'è in tutti i gabinetti dei commissari. La domanda è, quella decisione quando è stata presa, dove stavamo? Quindi attenzione anche a scaricare, chiudo così, con un messaggio europeista, visto che abbiamo tante forze populiste anti-europee alla vigilia delle elezioni, riflettiamo su questo, perché spesso noi ci fa piacere, è comodo scaricare all'Europa, in realtà le responsabilità spesso sono nostre, perché o non c'eravamo o non abbiamo mandato gli uomini che hanno lavorato, o in qualche modo non siamo stati capaci di portare il nostro modo di vedere, il nostro modo di pensare all'interno di quelle decisioni, e questo riguarda esclusivamente il nostro sistema paese, il modo in cui ci approcciamo con l'Europa. Quindi una PAC che, se devo confrontare da dove siamo partiti, motivi di soddisfazione ne abbiamo tanti, certamente dobbiamo tener conto, non a caso abbiamo introdotto una revisione di questa PAC nel 2017, proprio per consentire poi gli aggiustamenti che ancora dovranno esserci in futuro, soprattutto sul versante della competitività. Ricordo che sull'OCM unica è un'occasione molto importante, visto per la presenza della cooperazione, c'è tantissime novità, Giorgio Mercuri le sa bene che dovremo lavorare su quell'OCM unica, penso al rafforzamento delle OP, penso al rafforzamento dell'OCM ortofrutta, penso a tutti quegli strumenti che ci aiuteranno e aiuteranno gli agricoltori a gestire meglio i rischi che, come sapete, cresceranno in futuro, non diminuiranno, perché la volatilità dei prezzi è in crescita proprio per effetto di quella squilibrio di mercato a cui stiamo assistendo nei principali mercati agricoli del mondo. E noi abbiamo introdotto sistemi assicurativi, fondi mutualistici, sistemi di stoccaggio nei formaggi che erano stati tolti, programmazione produttiva per i formaggi e per i prosciutti, cioè strumenti che consentono alle imprese di organizzarsi. Ma naturalmente poi lo dobbiamo fare però, lo dobbiamo fare, non è che vengono a casa e ce lo fanno loro, cioè dobbiamo farlo noi. Giorgio sa bene, perché è presidente di un'importante OP ortofrutticola, quanto delicato e importante sia l'organizzazione in quel settore.
Noi abbiamo circa il 35, correggimi se sbaglio, ma meno del 40% dell'intero fatturato ortofrutticolo italiano, primo, no, secondo credo, dopo la Spagna, a livello europeo, che è organizzato, cioè che passa, che va al mercato attraverso strutture organizzate, OP, cooperative, consorzi. Tutto il resto passa attraverso miriade di canali e poi dopo ci meravigliamo se all'aumento dei prezzi non aumentano i redditi. No, non aumentano, i redditi aumentano per chi si va a prendere quella fetta di aumento di prezzo e non noi, perché non siamo organizzati. Quindi il problema è sfruttare anche le normative europee, che ovviamente sono indirizzate verso forme organizzative di maggiore efficienza sul mercato, perché oggi l'agricoltura per stare sul mercato, salvo qualche nicchia, qualche spazio che c'è di, diciamo, di legame diretto col consumatore, il resto passa attraverso, deve passare attraverso strutture organizzative, ed è il principale, forse il principale nodo della nostra agricoltura, di cui noi siamo orgogliosi, giustamente, della qualità dei nostri prodotti, perché abbiamo la migliore, la più straordinaria eccellenza. Vogliamo discutere del prosciutto San Daniele piuttosto che dei nostri formaggio Montasio o dei tanti altri prodotti che abbiamo, nessuno lo mette in discussione, ma se poi quelle varietà, quella straordinaria qualità enogastronomica che abbiamo non si trasforma in reddito, e dopo diventa solo un fiore all'occhiello, diventa una DOP in più, un IGP in più, ma invece noi dobbiamo fare in modo che quella certificazione si trasformi in reddito, e per farlo dobbiamo organizzarci sui mercati. Organizzarsi sui mercati significa soprattutto mettersi assieme. Da qui la sfida al mondo della cooperazione è importantissimo, naturalmente dobbiamo saperlo fare. Credo che qui vicino a noi c'è il Trentino Alto Adige che ce lo insegna, quando andiamo a vedere la principale performance nell'esportazione di mele in Europa, ce l'hanno loro, parliamo di centinaia di milioni di euro di esportazione di mele. Ma se andiamo a vedere la dimensione media di quelle aziende, ve lo ricordo, è sotto 2 ettari. Sotto 2 ettari, provincia di Trento e Bolzano. Eppure sono i più grandi esportatori in Europa. Quindi perché? Perché sono tutti organizzati. Perché hanno una capacità di stare insieme, di gestire il mercato, che evidentemente è quella la strada vincente. Grazie a tutti, continuiamo con la tavola rotonda. Della Sala Bianca.